Oh, quale migliore occasione per aprire questo bellissimo regalo che mi hanno fatto, se non oggi, ma non perché devo fare una grande magia, perché ho dei grandi maghi qui con me oggi, perché con l'occasione del mio matrimonio sono venuti a trovarmi, non ve lo dico. Intanto, bentornati sul mio canale. Ho già in mano un mazzo di carte, per me è inusuale perché oggi siamo qui per un magie a vicenda e chiamiamo il primo ospite. Cazzo siamo, figa. Siamo ai soliti ignoti. Vabbè, chiamiamo il primo ospite Francesco Magician. Ecco qua. Eccomi qua. Allontaniamo un po' la camera, ci stiamo tutti. E ora è il momento del secondo mago. Mago Luke! Eccoli qua, da Roma con furore, sono arrivati qui a Como e detto questo, come vi dicevo, magia vicenda. Ma perché non va al contrario? Sì, andrebbe al contrario, però essendo il tavolo tondo, pensavo di metterlo così. No, però così effettivamente. Perché c'è chi nelle magie vicenda fa le battute, noi facciamo le cazzate. Vabbè, allora, non so chi comincerà, alziamo il mazzo? Va bene. Carta alta, 6 di cuori, ullala, jack di fiori e 2 di cuori. Quindi lascio il mio posto a Francesco Magician. Allora, Emiliano, Luca, oggi siamo qui perché è arrivato il momento di farvi vedere una magia in cui andremo ad utilizzare un mazzo di carte. Emiliano, come prima cosa ti chiedo di prendere le carte e di mescolarle. Utilizzeremo un mazzo di carte rosse. Alza pure la voce perché io non ho il microfono degli youtuber. Va bene, non ti preoccupare. Abbiamo detto che utilizzeremo un mazzo di carte di colore rosso. Rosso. Mischiato. Dai Emiliano. Ora, io qui ho un quaderno dove andrò a scrivere una previsione. Non vi dico che cosa. Dove andrò a scrivere solamente una cosa, che vedremo poi alla fine. Intanto anche tu Luca, se vuoi continuare a mischiare le carte. Hai fatto? Sì. Io anche, un attimo, quasi finito. Perfetto. Luca, se vuoi chiudere la penna. Grazie, molto gentile. E la lasciamo qui come segnalibro. Il quaderno lo lasciamo. Lo puoi tenere tu, così va bene. Ora Emiliano, a te ti chiederò di andare a prendere un po' di carte. Okay. Io ora scorro le carte in questo modo e tu mi dovrai dire stop. Mi dici stop. Stop. Prendi queste carte, ti chiedo di mescolarle. Quando vuoi ti fermi. Ok. Perfetto. Quelle carte ci serviranno per andare a prendere una carta da questo mazzo. Quindi come prima cosa ti chiedo di contarle, ma solamente tu devi sapere il numero. Okay. Quindi se vuoi le conti sotto il tavolo. E quando è fatto ce lo dici. Tanto tu Luca se vuoi continuare a mischiare queste. All'americana. Ok. Ok. Ora, tu hai preso un po' di carte. Sì. Quindi hai un numero in mente. Sì. Ora, così ad occhio mi sembra che sono più di 10. Sì. Ok, quindi giusto per velocizzare le prime 10 carte le vado a togliere direttamente. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, va bene così. Ora io farò così. Ti faccio vedere le carte una ad una e tu devi memorizzare la carta corrispondente alla posizione. Esatto. Okay. Tipo se lì ci sono 16 carte. Allora, noi siamo arrivati a 10, quindi questa è l'undicesima, okay. Memorizzi la sedicesima. Io ne passo un po', poi tu mi dici se l'hai memorizzata. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Per caso l'hai memorizzata? Sì. Perfetto, allora queste le posso mettere qui. Luca, ti chiedo un attimo di squadrare. Perfetto, anche queste gliele butti sopra.
E ora anche quelle non servono più. Quindi il numero che ho memorizzato non serve più. E le lasciamo sempre qui sopra. Perfetto. Quindi ora la tua carta si trova da qualche parte all'interno del mazzo, okay, che entrambi avete mescolato. E ora il mio compito, indovinate qual è? Lo fai a sapere. Sei bravissimo. Ma io per ritrovare la carta utilizzerò questo quaderno. Guardate, all'inizio io ho scritto una cosa. Sì. Con quella frase di ora ritroveremo la vostra carta all'interno del mazzo. Vai a leggere. Neanche ci credo. Qua leggi. Non ne ho idea. Esatto. Non ne ha idea. Vuol dire che non ha la minima idea di dove si trovi la vostra carta. Potrebbe essere la prima, potrebbe essere l'ultima. Ok. E quindi ho bisogno del vostro aiuto. Ok. Allora, questo quaderno ora non serve più. Quindi non ne ho idea. Forse non si legge niente. No. Ok. Allora Luca, come prima cosa ti chiedo di prendere queste carte in mano. Sì. Le prendi in mano. E vai a passare sul tappetino una carta alla volta. Ok. Esatto, in questo modo. Quanto vuoi ti fermi? Ti fermi? Sì. Ok. Ora passiamo il mazzo Emiliano. E anche tu Emiliano fai la stessa cosa. Basta così? Basta. Allora, prendo il mazzo io. Un'altra carta? No. Tu Emiliano? Ok. Ora, sì, uno. Un'altra. Perfetto, quindi tu hai formato un po' di carte e ti sei fermato dove volevi. Sì. Emiliano ha formato un altro mazzetto e ti sei fermato dove volevi. E qui abbiamo il nostro terzo mazzetto. E sopra questo terzo mazzetto ora noi qui abbiamo una carta. Sì. Ti ricordi tu inizialmente avevi scelto una carta? Sì. Poi l'abbiamo mischiata. Che carta era? Il 6 di quadri. Il 6 di quadri. E ora dopo non ne ho idea. Non sarebbe bello se qui ci fosse proprio il 6 di quadri. Possibile. È arrivato il momento di girarla. Do a te questo onore. Possibile. E infatti è esattamente. Cino tocca una. Impossibile. Vale. Questa era la magia. Wow. Non ne ho idea. Ora che tocca? Ciao. Ok Luca, quello che ti chiedo adesso sarà di andare a prendere una piccola porzione di carte e girarla sotto sopra. Okay. Una un po' più grande e fai la stessa cosa. Ok. Sarai d'accordo con me che abbiamo delle carte di faccia e delle carte di dorso. Andiamo a prendere la prima di dorso che abbiamo e te la do. Non guardarla ancora. E adesso faccio scegliere una carta anche a te. Dimmi sto quando vuoi. Stop. Ok. Ricordatela. Ok. Ricordatela. Si vede? Sì. Sì. Ok. Adesso tu hai una carta. Sì. E la sua è già nel mazzo. Vado a tagliare di nuovo. Posso anche andare a mischiare. Ok. Tac. Adesso prendi il mazzo con due dita, così, perfetto, vado a prendere un aggeggio interessante che ce l'ho in tasca, non lo trovo, eccolo qua, è un accendino, alza pure il mazzo, mettilo qua sotto, che diamo una bella fiammata e in automatico è successo qualcosa, giusto? Andiamo ad aprire il mazzo. Che carta era, fra? 3 di picche. Il 3 di picche, eccolo qua. Prendilo pure, fallo vedere. Ed è bruciato. Si vede, sì. Ed è l'unico 3 di picche presente nel mazzo. Quindi questo lasciamo anche fuori. Ora c'è la tua carta che ti chiedo, inseriscila dove vuoi senza vederla.
Ah, scusa, non è ancora vista, quindi guardala e falla vedere. Ok. Inserisci dove vuoi. Fatto. Ok. Adesso, idem con patate, tieni e vado a... Oh, ma è possibile? È incredibile. Ecco perché... Scusa. Ah, ok. Adesso ragioniamo. Era i 9 di quadri? Sì. Salve. Anch'io vi faccio un effetto con le carte. Yes. Prima volete mischiare? Sì. No, anche tu. Si appoggia. Busto. Va bene. Vi faccio vedere le carte, che sono tutte diverse. Confermi? Sì. Tu confermi? Sì. Ok. Butterò delle carte così, giù. Ok. E quando vuoi dimmi stop. Stop? Vuoi questa in più, questa... No. Ok. Adesso butterò delle carte così, anche a te, e quando vuoi mi dici stop. Stop. Queste le metto o no? No. Nessuna? No. Bene. Abbiamo formato questi tre mazzetti. Ah, non l'ho detto prima, ma questo è un any card e any number, ovvero carta al numero. Ok. Con questo mazzetto, scelto a caso da voi, stabiliremo il valore della carta. Ok. Mentre con questo... stabiliremo il seme della carta. Con questo mazzetto rimanente, che potevano essere di più rispetto a quanto carte mettevo io per terra, stabilirà il numero della carta che corrisponderà al posto dove sarà appunto la carta scelta casualmente. Prima contiamo queste carte, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi la carta sarà in 12esima posizione. Vediamo quale sarà la carta. La carta sarà un 7 di fiori. 7 di fiori. Un 7 di fiori in, abbiamo detto? 12esima posizione. 12esima posizione. Mazzo mescolato. Mi avete detto stop quando volevate. 12esima posizione, 7 di fiori. Chi lo vuole fare? Io. Vai. 12. Conta. 1. Se vuoi anche affaccinato, eh. Se vuoi anche affaccinato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non è questa perché era il 7 di fiori. Non era la tredicesima perché era il jack di fiori. Era il 7 di fiori. 7 di fiori. Bravo! Torno al mio posto. Anche questo video è giunto al termine. È da tanto che non lo dicevo perché tra vlog e ostiate varie. Ma detto questo, questo video è giunto al termine. Voglio ringraziare Francesco Magician e Mago Yuk per essere stati qui a casa mia, per venire domani al mio matrimonio. Vedrete anche qualcosa sicuramente su questo canale per quanto riguarda il matrimonio. Spero che domani mi fate un video, che farò qualche magia ovviamente, anzi farò una magia un po' estrema magari, ma rimanete qui su questo canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, quindi le solite cose e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Ok, adesso facciamo una foto. Come? Non lo so, io con l'accendino, dai. Io con l'accendino. Ok, pronti? Cosa c'entra quello? Nessuno capirà. Infatti capirà. È vero. Ah, questo è il video. Ah, okay.